sventola l'iride nella seconda tappa in linea del Tour de Suisse 2016. A vincere è infatti Peter Sagan, che sul traguardo di Bar ha regolato tutti allo sprint, iniziando nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento al Tour de France. Il portacolori della Tinkoff ha preceduto in volata l'argentino Maximiliano Riquezze, che ha fatto la volata nella formazione belga dopo che Fernando Gaviria aveva riportato diverse scoriazioni in una caduta, con il podio completato da Michael Matthews. Cambia la classifica generale con Jürgens Rödlands, che supera Fabian Cancellara grazie a un buco creato nel finale ed è il nuovo leader con un secondo proprio sul corridore svizzero.